Amici e amiche della libreria, ben ritrovati. Oggi per il nostro giro in libreria qui a Cambiago vi propongo quattro nuovi libri sui viaggi, in particolare sui viaggi in mare, selezionati tra i nostri nuovi arrivi. E per chi non avesse avuto già l'occasione di dare un'occhiatina qui in negozio, vi accompagno in una breve carrellata nei nostri arrivi più recenti in merito al tema dei viaggi, delle diverse località e delle esplorazioni. Guide di viaggio, letteratura di viaggio, sia in territorio italiano che in terra straniera. Ed eccoci ai nostri quattro titoli di oggi. Il viaggio impossibile di Cey Blyth, pubblicato da Mursia nel 1972, narra di un'impresa sportiva davvero singolare, che ha reso il velista scozzese Cey Blyth piuttosto celebre. Il giro del mondo in 292 giorni controvento, se così possiamo definirlo, cioè la circumnavigazione del globo. Non seguendo le rotte collaudate, diciamo, dai clipper impostate sulle correnti favorevoli, bensì in direzione contraria alle forze naturali. Un'impresa che ha sfatato un tabù della navigazione e ha aperto nuove possibilità di viaggio. Questa edizione Mursia è parte della Biblioteca del Mare, una collana dedicata agli appassionati dell'argomento. Al momento trovate diversi titoli, sul nostro catalogo online. Un piccolo fregio davvero distintivo in copertina aiuta a riconoscere i titoli a colpo d'occhio e li suddivide anche nelle diverse sfere di interesse. E andiamo avanti con Le barche si perdono a terra, scritti su barche, mari e marinai di Arturo Pérez Revert. In questo titolo, edito da Tropea, lo scrittore e giornalista spagnolo Pérez Revert raccoglie 96 testi, riflessioni, ricchi anche di citazioni letterarie, ricordi di viaggio e articoli, il cui fulcro, sono il mare e la passione marittima. Perfetto per chi cerca una combinazione di racconto, storia e letteratura sul mare. Terzo titolo di oggi, Barche che hanno scoperto il mondo. Edito nel 2019, l'autore è Jean-Benoît Héron ed è stato pubblicato da Nutrimenti, una casa editrice che fin dall'inizio ha dedicato diversi titoli al mare e alla nautica, diventando, diciamo, un altro editore di riferimento per gli appassionati del tema. In Barche che hanno scoperto il mondo vengono descritte e illustrate ad acquerello oltre 30 barche, galeoni, velieri, che sono, diciamo, tra le più famose nella storia della navigazione e delle grandi esplorazioni, da Vasco da Gama a Francis Drake, da Cristoforo Colombo a James Cook, l'Endeavour, l'Endurance, la Beagle, e così via. Ricco di approfondimenti sulle imbarcazioni, sulle imprese e anche sugli strumenti di navigazione. Ultimo titolo che vi mostro oggi è Velieri di Pietro Caricato, pubblicato nel 2008 da Incontri Nautici. Si tratta di una storia illustrata della navigazione a vela, ricca di dettagli tecnici e che va, diciamo, dall'epoca dell'Antico Egitto al Novecento. Si parte con la navigazione nell'antichità, seguendo poi le modifiche e l'evoluzione delle imbarcazioni nella storia, passando dalle crociate ai viaggi del 1500, le grandi esplorazioni, la successiva espansione coloniale, fino ai grandi clipper e allo sport della vela del Novecento, lo yachting. Se vi piace l'argomento, o i viaggi in generale, comunque, siano esse esplorazioni o letteratura di viaggio, il nostro catalogo online ospita una nutrita sezione. Dateci un'occhiata.